Ciao automobilista! Oggi vorrei spiegarti con questo video tutorial organizzato da Paradise Garage come controllare l'olio motore in modo perfetto. Prima di iniziare però la spiegazione, vorrei cercare di farti capire a cosa serve l'olio motore e le sue funzioni. L'olio motore è uno dei fluidi più importanti presenti nel veicolo. Questo favorisce lo scivolamento tra le parti meccaniche, riducendone l'attrito. L'olio motore è raccolto nella coppa dell'olio, smistata poi nei vari componenti tramite la pompa dell'olio, azionata dalla cinghia di distribuzione. La mancanza di olio può causare la rottura del motore, pertanto è consigliato tenere d'occhio sempre il livello dell'olio. Prima di passare alla parte pratica, vorrei ricordarvi che per ogni auto la posizione dei componenti può variare, ma il principio di funzionamento è sempre lo stesso. Cambia solo nel momento in cui il misuratore dell'olio risulta essere elettronico. Questo che vedete qui, alle mie spalle, è il motore di una Skoda Citigo 1200 a benzina con impianto a gas. La prima cosa da fare è individuare la stecca dell'olio, che nella maggior parte dei veicoli è gialla, ma potrebbe essere anche arancione, blu o nera. Prima di iniziare qualsiasi operazione, vi consiglio, per non sporcarvi, di usare guanti e stracci. Una volta localizzata la stecca dell'olio, tiriamola via. Come potete notare, la stecca dell'olio ha due segni, il livello del massimo e il livello del minimo. La distanza fra il livello minimo e il livello massimo rappresenta 1 litro d'olio motore. Una volta tolta la stecca, la ripuliamo e la rimettiamo all'interno, togliendola di nuovo, in modo da poter controllare l'olio in maniera efficace. La prima cosa da fare per abboccare l'olio è individuare il tappo superiore. Solitamente il tappo è posto nella parte alta del motore, quasi sempre sul coperchio delle punterie, ed è facile riconoscerlo. Spesso sul tappo è impressa la scritta OIL oppure il simbolo dell'oliatore. Ma quale olio dobbiamo scegliere per il nostro veicolo? In commercio ci sono tantissime marche con tantissime gradazioni. Pertanto è necessario fare attenzione alle specifiche richieste dalla casa costruttrice, scritte sul libretto di uso e manutenzione del veicolo. Analizziamo adesso una lattina di olio. Come potete vedere, oltre alla marca, abbiamo dei numeri e una lettera. Questa rappresenta la gradazione dell'olio, specificata tramite la sigla SAE. I numeri prima della lettera W, Winter, inverno, rappresentano l'indice di viscosità dell'olio a motore freddo. I numeri finali rappresentano invece l'indice di viscosità a motore caldo. Possiamo dire che più gli indici sono bassi e più l'olio è fluido. Quindi avremo un olio 10W40 che è meno fluido rispetto a un olio 0,30. Una volta aggiunto l'olio, chiudiamo il cofano e l'operazione è conclusa. Buon viaggio da Paradise Garage!